17 giù. Grazie per la presentazione. Volevo semplicemente presentarmi un momento chi sono. Io ho lavorato all'Istituto di Sanità per circa 45 anni, 50 anni forse, e da quando sono andato in pensione ho cominciato a collaborare con l'Unione Nazionale dei Consumatori ed mi sto occupando dei problemi che riguardano appunto la sicurezza alimentare, e questo mi gratifica molto perché mi mette a contatto poi con i cittadini che mi spiegano un sacco di cose che non conoscevo effettivamente. E un'altra cosa importante, recentemente ho avuto anche un incarico al campus biomedico, all'università campus biomedico, dove insegno ispezione degli alimenti, e lì pure ho avuto proprio l'occasione di mettermi in contatto con i giovani, che è estremamente utile ed importante. Quello che volevo, adesso per cercare di perdere il meno tempo possibile, volevo cominciare ad introdurre che cosa è successo come è evoluta l'alimentazione nel nostro paese. Noi siamo passati nel dopoguerra, ci siamo trovati in una situazione di fame, cioè la gente effettivamente aveva fame, e girava la voce, quello che lo strozza in grassa, cioè si mangiava di tutto, non si faceva molto caso alla qualità, alla sicurezza degli alimenti, l'importante è che si mangiasse. Però successivamente fortunatamente è aumentato il benessere, è arrivata l'industrializzazione, un sacco di altre belle cose, per cui effettivamente c'è stato un incremento notevole del consumo di alimenti. Consideriamo che grosso modo negli anni 50 il consumo medio alimentare italiano per ogni persona si aggirava insomma ai 200-300 kg di alimento, forse 400, perché c'era fame. E adesso attualmente siamo quasi agli 800 kg. C'è alcune malattie che erano tipiche della gente ricca, sono diventate tipiche della gente povera, la gotta per esempio, che era un problema che riguardava soltanto le persone ricche, attualmente invece che potevano mangiare e mangiare bene, l'obesità era diffusa più tra le persone ricche e meno non esisteva praticamente, adesso invece è un problema molto serio. Quindi c'è stato questo aumento importante di quantitativo di consumi. In realtà questa situazione ha costretto in qualche modo le aziende, l'industria, la produzione agroalimentare a muoversi, a incrementare le produzioni. Quindi sono nati, in prima cosa sono nati gli allevamenti, l'agricoltura e gli allevamenti intensivi, che hanno sicuramente aumentato la quantità di alimenti che hanno prodotto, però ha avuto degli effetti collaterali non troppo facili, di quale che ancora ne stiamo pagando le conseguenze in alcuni casi, tipo la riduzione della biodiversità, conseguenze ambientali anche abbastanza pesanti. E poi oltre a questo è nata anche l'industria alimentare, cioè fino agli anni 50 sostanzialmente noi consumavamo prevalentemente materie prime, cioè cose che venivano cucinate in casa. Successivamente ovviamente questo, adesso se andiamo al mercato rionale di 50 anni fa, sicuramente non troviamo le stesse cose che troviamo adesso, troviamo delle cose diverse. Poi oltre a questo l'industria alimentare è cresciuta ed è riuscita a trasformare le materie prime, quindi a conservare sostanzialmente le materie prime che erano in eccesso e a renderle più fruibili nel tempo. Tutto questo è stato anche favorito dalla globalizzazione dei mercati, che ha sicuramente reso più facilmente disponibile le materie prime da lavorare nell'industria alimentare. Quello che è cambiato anche è il modo di distribuzione degli alimenti. Tornando sempre a 50 anni fa, sicuramente il negozio, il mercato rionale era quello in cui ci si approvvigionava, tutte quelle merci passavano attraverso i mercati generali, e poi anche quello che succedeva è che c'erano molti produttori che andavano direttamente nei mercati rionali ed erano gli stessi contadini che andavano a vendere i prodotti nei mercati rionali. Cioè praticamente quello che adesso noi chiamiamo chilometro zero con tante altre forme effettivamente veniva fatto in questo modo. Quindi c'è stata questa situazione che si è evoluta. Però nel frattempo, con questo tumultuoso sviluppo di produzioni alimentari, sicuramente si sono avute una serie di inconvenienti, di danni, e sicuramente abbiamo avuto una serie di scandali che hanno provato l'opinione pubblica, a cominciare appunto dal vino al metanolo, gli ormoni alle carni, di questo ne potremmo anche parlare, però comunque noi siamo arrivati ad una serie di scandali, di preoccupazioni dei consumatori, alcune ben riposte, altre invece sicuramente meno importanti, però su questo si è creata una situazione di grande confusione che ha provocato una serie di allarmismi, alle volte, come ripeto, ingiustificati da parte dei consumatori,
E la cosa importante, in quel periodo sono nati, è nata forse la prima organizzazione dei consumatori, nel 1955, ed era un momento in cui c'era una, diciamo, una difesa, non c'era una difesa reale del consumatore, praticamente c'era una produzione, non dico selvaggia, ma sicuramente non interamente consapevole di quelle che potevano essere le conseguenze. Un esempio era la carne agli ormoni, venivano, è stata per anni, per alcuni anni, non per molti fortunatamente, è stata introdotta la pratica della castrazione chimica dei polli per fare il cappone, chiaramente con residui di estrogeni estremamente pericolosi, però in quel momento la presenza di una prima presenza di noi consumatori ha sicuramente consentito di difendere molto meglio i consumatori. Un'altra cosa importante è che i media, come adesso, non sempre erano adeguatamente informati, quindi i messaggi che venivano trasferiti e che vengono purtroppo ancora trasferiti ai consumatori non sono sempre, diciamo, rispondenti a quelle che sono le loro esigenze. Però ci siamo trovati anche con la nascita dell'Unione Europea, l'Unione Europea che in quel momento si chiamava Mercato Comune Europeo, MEC, no? E alcuni lo chiamavano Comune Mercato Europeo. In realtà quella struttura era nata per favorire gli scambi commerciali, e questa è stata la prima cosa, e quindi l'altro è stato quello di armonizzare le regole per poter fare degli ottimi scambi commerciali. Successivamente però ci si è resi conto che bisognava fare delle altre cose, quindi c'è stata un'evoluzione nella normativa europea che ha portato poi alla fine, all'ultimo al criterio del controllo di filiera, che è un concetto importante che è stato fatto, perché prima si faceva il controllo di prodotto, adesso si fa il controllo di filiera, è stato introdotto il concetto dell'analisi del rischio, è stata introdotta una nuova direzione generale a DG Sanco, è stata fatta l'EFSA e soprattutto è stata fatta una revisione completa per che riguarda i pesticidi, i farmaci veterinari e tutte le varie sostanze che vengono impiegate in modo più o meno, cioè in modo corretto, che debbono essere impiegate in modo corretto, cioè dalle norme su come impiegare in modo corretto le varie sostanze chimiche negli allevamenti, nella produzione di tutto. L'altra cosa, una cosa importante che è stata fatta è il controllo, citavo prima che siamo passati al momento in cui c'era il controllo di prodotto e si va al controllo di filiera. In realtà, proprio recentemente, qualche anno fa, l'Unione Europea ha imposto a tutti gli Stati membri un sistema di autocontrollo, cioè le aziende alimentari hanno l'obbligo di esercitare un autocontrollo nel proprio interno. Questo controllo deve essere registrato e certificato e deve essere poi verificato dagli organi pubblici di controllo, cioè praticamente abbiamo, in realtà la responsabilità è passata dal controllore che andava a controllare lo sfilatino alla stessa azienda che deve garantire che questo sfilatino che esce fuori è effettivamente alle sue caratteristiche. A fianco di questo ci sono i controlli pubblici che vengono comunque effettuati a campione, non sistematico come veniva fatto una volta, ma a campione, ma sicuramente molto efficaci e molto efficienti, perché si va a colpire dove si pensa che ci possa essere il problema. Poi ci sono i laboratori di controllo e il sistema sanzionatorio, che ovviamente varia da paese a paese. Per quel che riguarda i laboratori di controllo, volevo accennare al fatto che in realtà questa struttura di laboratori così efficiente ed efficace che abbiamo in questo momento nel nostro paese nasce a seguito del problema del vino al metanolo, cioè ci si rese conto che effettivamente questo era successo perché non c'era un efficace sistema di controllo. In questo modo invece si riuscì a fare le cose fatte molto meglio. Altra cosa importante che molto spesso la gente non conosce, non si informa, è la gestione del cibo. Noi adesso abbiamo, in realtà possiamo dire con una ragionevole certezza, che quello che abbiamo a comprare nei vari esercizi commerciali, che siano supermercati, banchi dei negozi, nei banchi dei mercati, eccetera, è sicuramente qualcosa che è controllato ed è sicuro. Ma c'è un problema grosso su come poi il cittadino gestisce il cibo che acquista. Uno è il sistema di conservazione a livello domestico, perché basta lasciare, che ne so, uno va a comprare un formaggio o il latte e lo lascia, oppure lo apre, lo lascia all'aperto, e chiaramente lì diventa un focolaio di sviluppo di microrganismi. Che poi ci sono altre cose importanti, che nessuno, molti pochi prende in considerazione, che i sistemi di cottura influenzano moltissimo
oltre che la qualità del cibo, perché sicuramente sono più buoni, però anche si formano una serie di sostanze non sempre sicure, e che noi abbiamo adesso, tipo la carne alla brace, che produce delle sostanze anche cancerogene, insomma, ecco, senza voler dare allarmismo, però in realtà bisogna essere presenti, bisogna tenere conto che certe volte il consumo di un certo tipo di alimento fatto in un certo modo può comportare dei problemi, se si usa la frittura e il brasato. Una cosa che si dimentica spesso, e qui l'ho semplicemente voluto accennare, è il fatto della possibile interazione tra farmaci e alimenti. Molto spesso noi prendiamo dei farmaci e ci alimentiamo in modo tale da in qualche modo neutralizzare l'effetto del farmaco. Questo è un aspetto importante che non è molto conosciuto, non è molto definito, quindi penso che sia il caso di poterlo. L'altra cosa è il numero dei pasti. Il numero dei pasti, che se vengono fatti in modo, diciamo, leggero, piccole quantità, è ottimo, però adesso si sta introducendo si sta sforzando il concetto di passare dai 3 pasti quotidiani ai 5 pasti quotidiani. Ora, questo va bene se viene fatto con moderazione, ma se viene fatto mangiando ancora di più, sicuramente questo non è un aspetto positivo. Allora, che cosa richiede un consumatore al cibo quando va a costare? Richiede sicuramente che ci sia una sicurezza chimica, nutrizionale e microbiologica, questo lo vogliono tutti, e questa cosa sostanzialmente è quello che viene fatto. Poi la qualità organolettica, anche questo è un aspetto importante, molto spesso poi si fa confusione tra qualità organolettica e sicurezza, che bisogna prendere, sono due cose completamente diverse. L'altra cosa che viene chiesta, ma secondo me in subordine a questi concetti, è quello della produzione rispettosa dell'ambiente. Anche su questo però è qualcosa che non tutti avvertono poche persone. Beh, chiaramente invece quello che avvertono tutti è il prezzo dei prodotti. Chiaramente con l'aria che tira e con gli stipendi che ci sono, non tutti possono permettersi certi prezzi, e quindi questo è un aspetto. E su questo ci sono degli interessi che in qualche modo giocano, interessi di concorrenze, sconti, eccetera eccetera. Quindi, allora, come vengono informati i consumatori di queste cose che va cercando? Sicuramente sono i mezzi di comunicazione dell'impresa, che è la pubblicità. La pubblicità, è chiaro che l'impresa deve mettere in evidenza quelle che sono proprietà dei cibi. Certo, non va a dire che non ci possiamo aspettare che l'impresa vada a dire questa cosa qui ti fa male se ne mangi troppo, eccetera. Però questo è un problema che va preso in considerazione. Cioè, abbiamo proprio una, poi lo si può vedere andando a guardando o leggendo i giornali, o guardando la televisione, o sentendo la radio, o andando su internet, perché ogni tanto ti esce fuori questa pubblicità, e chiaramente ci sono, con un'esaltazione, è un'ovvia esaltazione degli aspetti positivi che ci sono. Effettivamente noi abbiamo 2 strutture che ci consentono di evitare che succedano questi problemi. Uno è il codice e l'autodisciplina, gli stessi produttori si autoregolamentano per evitare che ci siano gli eccessi. Però è molto importante l'autorità della concorrenza, che effettivamente combina delle sanzioni quando le cose non vanno forte. Su questo le associazioni di consumatori effettivamente si impegnano molto, e non soltanto loro, a segnalare cose che non vanno bene. L'altra cosa che negli ultimi tempi è venuta fuori sono i claims nutrizionali, cioè quando un'azienda dichiara qualche cosa sui propri prodotti, cioè praticamente esalta certe qualità, dice che ti fa, adesso non faccio esempi altrimenti dovrei parlare di qualche cioè esalta qualche proprietà di questi alimenti, cercherò di esserci. Quindi però l'EFSA ha cercato di valutare queste cose e si è trovata nella condizione proprio di rifiutare in qualche modo per alcuni prodotti che ancora non sono in commercio, o alcuni che già sono in commercio, pure, di ridurre, di modificare quelle che sono i claims e le avvertenze che vengono date. Però c'è questo claims nutrizionale che ci è stato segnalato da un consumatore, ci è tenuto a farlo vedere. Cioè, questo è un prodotto che è venduto in Calabria, e come vedete penso che non sia necessario commentarlo questo prodotto, quindi Clay, non credo che l'EFSA l'abbia valutato questo no.
L'altra cosa importante sono le etichette. E, ecco, l'altra cosa, si parla molto di etichette, però ricordiamoci che l'etichetta, le etichette, secondo, a parte il fatto che non si chiama più etichetta, ma si chiama informazione al consumatore. Questo è un aspetto che bisogna tenere in considerazione, cioè l'Unione Europea dice che con l'etichetta bisogna informare correttamente il consumatore e bisogna educare il consumatore. I problemi più importanti sono, secondo l'Unione Europea, le informazioni nutrizionali, le calorie sostanzialmente, gli allergeni, la composizione, la trasparenza. Meno importante è l'origine dei prodotti, cioè noi siamo abituati, vogliamo sapere da dove arriva, però invece l'Unione Europea dà meno importanza a quelli fatti, certe, a parte la carne bovina, effettivamente per gli altri prodotti ancora non c'è l'obbligatorietà dell'informazione, della provenienza. Altra cosa importante, noi adesso su questo cercherò di essere abbastanza chiaro, cioè praticamente il consumatore è molto preoccupato per il pericolo chimico, mentre invece viene trascurato quello che è il pericolo microbiologico. In realtà noi di intossicazione da sostanze chimiche ne abbiamo veramente poche in Europa, mentre invece intossicazioni, tossinfezioni alimentari da microbiologi ne abbiamo veramente una quantità molto elevata. Abbiamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno si ammalano con forme anche molto lievi e non dovute appunto alla contaminazione del mondo. Tra l'altro una cosa importante, vorrei mettere in evidenza, poi non lo farò anche le persone sono molto preoccupate per le sostanze chimiche applicate intenzionalmente, cioè gli additivi, ci si è molto preoccupati per gli additivi. C'è qualche preoccupazione per i contaminanti ambientali, sì, mercurio, piombo, eccetera, mentre invece non si pensa che il pericolo maggiore viene dalle sostanze naturali, cioè un'intossicazione da funghi, e nessuno prende il pesce che magari ha variato, che avviene con sostanze naturali, nessuno lo prende in considerazione, cioè ci si fa poco caso, mentre invece si fa più caso a queste. L'altra cosa è per i rischi microbiologici. C'è una grande preoccupazione per i problemi quando non ci sono problemi, quando c'è un controllo molto, molto rigoroso come c'è stato per la BSE e per l'influenza aviaria, nessuno, praticamente la preoccupazione è stata massima. Andando invece, quando ci sono delle zoonosi, adesso non so, per esempio 200 persone che si sono intossicate con il tonno avariato, non è esattamente, però non desta particolare scalpore, mentre invece i problemi più seri sono quelli invece che altri. Poi ci sono una serie di luoghi comuni, li faccio scorrere rapidamente, che sono appunto quelle che ho chiamate cose da non credere, ma sono soprattutto quelli leggende metropolitane. Il latte bollito perde valore nutrizionale, quindi andiamo a prendere il latte dal distributore, non lo bolliamo e poi dopo i rischi sono piuttosto elevati. Gli alimenti biologici sono più sicuri di quelli convenzionali, gli alimenti biologici sono buoni, ma il livello di sicurezza di base non può essere molto diverso. La carne è piena di ormoni, la cosa non c'è più, perché la carne non ci può essere carne con ormoni, perché le ormoni, no, certo, se ci sono dei delinquenti che ingrassano clandestinamente gli animali, avviene, altrimenti conoscendo gli origini degli alimenti si ha maggiore sicurezza. Questo non è vero, ricordiamo il caso della carne di cavallo, se ci avessero detto che la carne di cavallo e quelle che prodotti arrivavano dalla Romania, mica ci scrivevano che era carne di cavallo, ci dicevano che arrivava dalla Romania, ma non ci dicevano che era carne di cavallo, quindi non è tanto l'importanza di sapere da dove arriva, ma sapere che cosa arriva, e poi è importante che l'azienda faccia dei controlli per verificare quali sono le caratteristiche dei prodotti che adopera per fare il prodotto. Allora, un'altra cosa. I prodotti italiani sono più sicuri, e questo è opinabile, anche perché noi importiamo circa il 50% di quello che mangiamo, cioè non riusciamo ad avere soltanto prodotti italiani, purtroppo, direi. Probabilmente se noi mangiassimo il 50% di meno, se staremmo bene, forse riusciremo con i prodotti italiani, però in realtà questo qui non succede, e quindi abbiamo. Altra cosa importante che mi sembra che sia, che gli OGM sono pericolosi. Gli alimenti OGM vanno studiati, vanno conosciuti. Io penso che questa qui potrebbe essere un'occasione per avviare un dibattito serio sugli OGM. Io penso che sarebbe, io non mi risulta che sia stato mai un confronto serio tra detrattori e persone favorevoli agli OGM. Io penso che gli OGM potrebbero essere una grande opportunità, ma vanno sicuramente studiati e valutati per fare della ricerca, cosa che invece purtroppo non viene fatto. Altra cosa, questo ce lo dicono molte trasmissioni televisive, circa 80 alla settimana, che il gusto è sinonimo di sicurezza, perché più si cucina bene più è sicuro, e che non è assolutamente vero.
poi il fatto che siamo convinti che si chiama dieta mediterranea, questa cosa non la facciamo proprio, perché noi mangiamo quello che ci capita e forse mangiamo molto male, e su questo penso ci sia molto da discutere. L'altra cosa, esiste una forte concorrenza tra i vari settori produttivi che spesso portano a competizione a livello internazionale, e diciamo che poi ai cittadini vengono a volte date informazioni fuorvianti. Io volevo arrivare rapidamente alle conclusioni, diciamo, forse sono sfondato il tempo. Siamo proprio al limite. L'arbitro assegna un minuto di recupero. Va bene, grazie, cerco di farlo. Il media utilizza i temi di alimentazione come intrattenimento, cioè praticamente molto spesso il tema dell'alimentazione non è un tema da studiare, da darlo come educazione, ma semplicemente come un tema di intrattenimento, una cosa piacevole da fare. Vengono esami, quello che dicevo prima, vengono esaltati i prodotti made in Italy, mentre il 50% è di importazione. Una cosa importante è che queste informazioni arrivano in modo non corretto, e quindi c'è un disorientamento dei consumatori, ma non soltanto dal cittadino comune, dal consumatore, ma anche diciamo dalle organizzazioni dei consumatori, e spesso si hanno delle reazioni, delle informazioni che sono forse esagerate, e questo potrebbe essere un qualcosa che ci si esprime negativamente sia per i consumatori stessi, ma anche per i produttori. E quindi io penso che sarebbe opportuno trovare un modo di, e questo Consumer Forum lo potrebbe fare, un modo di, diciamo, di coagulare un po' i sistemi di informazione, cercare di trovare una sorta di centrale operativa per una corretta comunicazione. Sicuramente molto fa il Ministero su questo, il Ministero della Salute su questo, magari poi tornare a bere centrale della salute, però io penso che c'è l'esigenza di avere un'informazione la più corretta e la più ampia possibile. Altra cosa che vorrei, con questo veramente è la conclusione, volevo dire che io penso che sia opportuno dare maggiore fiducia ai cittadini, maggiore informazione e fiducia ai consumatori. E le informazioni devono essere fatte in modo tale da non fare in modo che l'informazione vada, cioè dice il prodotto è sicuro e serve semplicemente per mascherare un interesse che c'è dietro. Ho questa netta impressione che, cioè, ci sia l'intenzione di dire questo prodotto è più sicuro di un altro, ma non perché è più sicuro, ma perché dietro ci sono degli interessi commerciali che favoriscono il prodotto piuttosto che un altro, e questo andrebbe in qualche modo evitato. Lascio l'ultima diapositiva con cui vi do i miei estremi, chi vuole, ovviamente io sono aperto a qualsiasi forma di discussione, di contributo, mi farebbe anche piacere di poterne poi parlare insieme a voi, e questo è un aspetto che vorrei che venisse in qualche modo, probabilmente verrà ripreso nei prossimi interventi. Grazie.